È Nicola Falanga di Terzigno, il pizzaiolo che si aggiudica il Pizza World 2019 con la sua crisommola blu, dopo aver superato le selezioni della quarta edizione del contest a numero chiuso, che ha ammesso alla gara 100 pizzaioli da ogni parte del mondo. A vincere il Pizza World 2019 per la miglior pizza interpretazione della tradizione è Cristian Riccio di Roma con la sua Amatriccia, mentre per la più creativa è Massimiliano Pica da Copenaghen con la Sannita. Non solo cibo, ma anche tante premiazioni, a partire dagli scienziati Anna Maria Colao, Silvano Gallus e Bruno Siciliano, che hanno ricevuto il Pizza Science Award. La statuetta in rame è realizzata dal maestro artigiano Pasquale Merone per il loro contributo scientifico al mondo pizza. Nutrirsi bene, scegliere bene i prodotti, saperli combinare in modo da facilitare il funzionamento dell'organismo, conferisce a tutta la popolazione una vita lunga e sana. In una serata c'è tutto il meglio che questo mondo pizza sa esprimere. La bravura dei pizzaioli, la capacità di comunicare la loro arte, il lavoro degli studiosi su questo alimento, la solidarietà, l'arte e lo spettacolo. Le parole di Francesca Marino, ideatrice del format. MySocialRecipe.com è un portale che nasce 4 anni fa per depositare le ricette d'autore, ma dopo 4 anni è diventato molto di più. È una piattaforma di incontro, di solidarietà, di originalità e quindi siamo fieri di portare in alto questo nuovo modo di concepire la gastronomia, non soltanto nel piatto. Dalla sua esperienza, che oramai osserva e vive ricette da tutto il mondo, chi la fa la pizza migliore? La fanno le persone che hanno il sangue campano. A decretare il vincitore a Palazzo Caracciolo a Napoli una giuria di giornalisti enogastronomici ed esperti del settore. L'evento è stato anche l'occasione per rinnovare con un segno tangibile l'impegno nel sociale. Antonio Mattone, portavoce della comunità di Sant'Egidio, insieme a Francesca Marino e Lino D'Angiò dal palco, hanno dato infatti il via alla raccolta fondi per offrire il pranzo di Natale nel carcere di Poggioreale per i 150 detenuti che in quel giorno saranno lontani dai propri affetti, regalando loro una giornata diversa. Quando l'enogastronomia, la solidarietà si mettono insieme, nasce sempre qualcosa di positivo. E allora l'iniziativa che Pizza World dà in particolare al pranzo di Natale nel carcere di Poggioreale, dove ci saranno 150 detenuti, è un sostegno, è una importante occasione per, come dire, per aiutare chi vive un momento difficile della vita.